Notizie dall'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Sono Carlo Intini e oggi racconteremo una storia vera. Venti di guerra nel Mar Nero. President Volodymyr Zelensky visited Snake Island, where Ukrainian soldiers famously defied a Russian warship at the beginning of the invasion. 8 luglio 2023, 55esimo giorno di guerra. Dopo essere volato in Turchia per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan, Volodymyr Zelensky ha effettuato una rapida visita all'Isola dei Serpenti, emblema della resistenza ucraina e avamposto strategico per il controllo del traffico navale nel Mar Nero. Un gesto simbolico e, forse, un segnale. Nove giorni più tardi, il 7 luglio, è scaduto l'accordo sul grano, che consentiva un corridoio umanitario per le navi in transito nel Mar Nero. Nello stesso giorno, una doppia esplosione ha colpito il ponte di Kerch, che collega la penisola di Crimea, sotto il controllo di Mosca dal 2014, alla Russia. Immediata la reazione russa, che ha lanciato massicci raid contro la città portuale di Odessa. La Pax garantita dall'accordo sul grano è finita. Il Mar Nero rischia un'escalation, rischia di diventare uno dei principali teatri di questa guerra. Il clima si sta facendo di giorno in giorno sempre più rovente in queste acque, come conferma il portavoce delle forze navali di Kiev, Dmytro Pletenchuk. La situazione operativa è cambiata. Ora ci sono 11 navi da guerra nel Mar Nero e un vettore di missili da crociera di tipo Calibre che, per quanto so, è tornato dopo il rifornimento. Ci sono diverse unità di combattimento. Forse questo movimento si è verificato quando hanno sentito una minaccia nella baia di Sebastopoli. È proprio dalle navi del Mar Nero che Mosca sta martellando la costa ucraina con i temuti missili Calibre. Una questione di sopravvivenza per Kiev. Dopo l'invasione e la conquista russa delle terre ucraine che si affacciano sul Mar d'Azov, il porto di Mariupol nel Donetsk e quello di Berdyansk nell'oblast di Zaporizhia e il controllo di Mosca sulla costa del Kherson, all'Ucraina come sbocchi al mare restano quelli sul Mar Nero di Odessa e Mykolaiv. Per Putin è invece fondamentale garantire la sicurezza della penisola di Crimea, minacciata dai droni e dai missili lanciati dalla costa ucraina. Strategica l'isola dei Serpenti, che dista 250 km da Sebastopoli, principale città della Crimea. Pochi giorni fa, in visita a Odessa, è stato lo stesso Zelensky a lanciare un avvertimento a Mosca. Il nemico non detterà le condizioni nel Mar Nero e gli occupanti dovranno avere paura di avvicinarsi alla nostra Crimea ucraina e alla nostra costa del Mar d'Azov, come le navi russe hanno già paura di avvicinarsi alla nostra costa del Mar Nero. Kiev ha dimostrato di avere strumenti per contrastare la flotta russa. L'Ucraina ha sviluppato il missile da crociera antinave Neptune, riadattato il drone turco Bayraktar TB2, i missili antinave Harpoon, risultati efficaci nella difesa costiera. Alla lenta e sanguinosa guerra di trincea, combattuta metro per metro nelle sterminate pianure ucraine, presto potrebbe aggiungersi un nuovo ed inedito scenario. Notizie dall'Ucraina è un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione, aiuterai gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.